Si è svolto a Pescara, organizzato dalla Cassa Edile Formedil di Pescara, un incontro per mostrare un simulatore lavorativo per quanto riguarda i mezzi edili. Dunque, un vero e proprio step nella formazione dei futuri lavoratori e dei lavoratori preesistenti. In questo ramo ce ne parla il direttore Formedil Pescara, Vittorio Gervasi. È molto importante. L'edilizia in questo preciso momento storico offre numerose opportunità, in particolare per i giovani che si vogliono avvicinare. Ci sono opportunità di lavoro e anche opportunità di crescita professionale, perché l'edilizia è profondamente cambiata negli ultimi anni, c'è molta più tecnologia e ci vogliono tutta una serie di competenze specialistiche tecniche superiori rispetto al passato. Un esempio su tutti è con l'avvio del Superbonus 110 la necessità, per esempio, di avere la figura dell'installatore di cappotto termico, che è una figura importante che deve saper conoscere bene l'utilizzo delle nuove attrezzature, dei nuovi prodotti, dei nuovi materiali per avere una posa in opera corretta e duratura nel tempo. Tutto questo ci fa capire che nuove competenze, quindi creano anche nuove opportunità e noi siamo qui come scuola edile proprio per offrire opportunità di formazione, di crescita professionale e di inserimento di nuovo personale in edilizia. Quindi le opportunità ci sono, bisogna imparare a saperle cogliere. Dunque un'opportunità lavorativa per chi si vuole avvicinare a questo campo e perché no anche per chi già presente può formare e istruirsi ulteriormente aggiornando le proprie competenze in totale sicurezza, in modo ecologico e soprattutto funzionale.